Buonasera a tutti, voglio è sempre Forza Napoli, sempre, comunque e dovunque, perché ovviamente tutto riesce, è sempre Munizia e Sicchierut. Ingiustizia e Guain, sì, ingiustizia e Guain per il semplice fatto, non capisco o non voglio capire, oppure ho capito, perché 4 giornate di squalifica ai Guain. E a cosiddetti nomi come Bonucci, come Zaza, nemmeno una giornata di squalifica. Quindi partiamo già da questo presupposto. Come mai, e dico come mai, la Gazzetta dello Sport, prima della sentenza del giudice sportivo Tosel, già aveva confermato 4 giornate di squalifica. Già qua la cosa non mi è chiara, è tutto un complotto, è tutto già deciso, già si sanno le cose. Quindi è inutile tenere un giudice sportivo Tosel, che già di suo è negativo nei nostri confronti, quando poi ci tiene in anticipo, sognando le stelle volanti, 4 giornate di squalifica al nostro campione. Beh, avete fatto di tutto per fermarci e ci avete fermato il nostro perno principale. Congratulazioni, congratulazioni veramente. Voi siete il cancro del calcio, il cancro del calcio siete voi. Proprio tutta la Federazione Calcistica Italiana è proprio il cancro del calcio. Sì, mi vergogno di essere italiano solo per questo, a parte un po' di tutto, perché è marcio in Italia, è marcio un po' di tutto, dalla politica ed infine arriviamo al calcio. Tra calcio e politica stiamo là, è tutta una corruzione. E vincono chi è di potere. In questi casi sta vincendo chi è di potere, la Juve, che nemmeno a farlo apposta sponsorizza la FIGC, paga gli arbitri, quindi già una garanzia in più. Ma non sono io a parlare. C'è in un'aula di tribunale, c'è un testimone che dicono che se si mettevano gli arbitri contro la Juve, beh, non arbitravano più, oppure andavano in Serie B ad arbitrare. Non sono io. Se volete le documentazioni, vi faccio vedere anche video, se voi non mi credete. Io non mi invento le cose. Io guardo, mi documento e io ho visto questo schifo qua. È uno schifo perché Higuaín non ha fatto niente. Allora non giustifico quel gesto di reazione. Higuaín è stato provocato. Higuaín non è andato contro l'arbitro a spingere l'arbitro. È l'arbitro che è andato su Higuaín e Higuaín ha messo le mani avanti per fermarlo e dargli spiegazione a muso duro, ma non con un avvicinamento di testata tipo minaccioso come Bonucci, e non è stato ammonito e nemmeno squalificato una giornata. Non è Zazà che dice cornuto all'arbitro, ingiurie verso l'arbitro, che Higuaín ha preso molto di più per le ingiurie, cose che Zazà ha dato del cornuto all'arbitro, e nemmeno, stiamo parlando di domenica scorsa, ha dato del cornuto all'arbitro e nemmeno una giornata di squalifica. Oggi per radio locale Gianni Simeoli ha chiamato il giudice sportivo Tosel ed è stato proprio riferito così da Tosel, è stato riferito che l'arbitro purtroppo sul Napoli ha scritto tutto quello che c'era da scrivere. E quando il caso Bonucci, se non è stato punito, è per il semplice fatto che sul referto non c'era scritto assolutamente niente del caso Bonucci. Quindi ciò che sta a significare. Quindi se vogliamo parlare di calcio pulito, vogliamo parlare di calcio pulito, non mi venite a dire che io dico sempre la stessa cosa. Questa è un'ingiustizia sportiva.
È un'ingiustizia sportiva. Ci avete fermato il più grande capocannoniere e campione del calcio italiano. Grande Higuaín, ce l'avete fermato. 30 gol, solo lui. Cosa che tra... come si chiama? L'attaccante della Juve, Morata e l'altro, non mi viene il nome, che sto nervoso, non hanno completato i gol che ha fatto solo Higuaín. Quindi ci siete riusciti a fermarlo. Gli hanno dato 4 giornate, giustamente salterà Roma e Inter. Beh, e io voglio dirvi una cosa, e ve la dico col cuore, e voglio parlare col giudice sportivo Tosel, senza offendere nessuno e niente. Caro giudice sportivo Tosel, gentilmente, e la chiedo gentilmente, umanamente, 4 giornate sono poche. Datele 7 giornate direttamente, così Higuaín se ne torna in Argentina, si riposa un po', perché è ridicolo 4 giornate che stiamo a 7 giornate dalla fine del campionato. 7, siete vergognosi, siete vergognosi, siete il cancro del calcio, se avete fatto schifo, campionato falsato, avete fatto schifo, mi fate schifo tutti. 7 giornate alla fine del campionato, stiamo a 6 dalla Juve. Tutto era possibile, anche se non ci credo, perché sono troppo scaramantico. E vedo questo calcio malato, anche se non ci credo, ma 6 giornate erano pure recuperabili secondo la matematica, perché sono 7 partite, 3 per 7, 21 punti, quindi ci poteva anche essere che uno ci credeva. Quindi ci avete fermato il perno principale che dava l'anima, come tutti l'hanno dato l'anima nel Napoli, tutti. Ci avete fermato il perno principale. Vergognatevi, campionato falsato. Allora io invito tutti i miei tifosi, i tifosi azzurri, ma ve lo dico sinceramente, ragà, non sto scherzando e spero che questo messaggio sia ben chiaro e conciso. Allora, ragà, se arriviamo secondi, l'ultima partita, non so se siete d'accordo con me, l'ultima partita di campionato, l'ultima col Frosinone, dobbiamo scendere in piazza e festeggiare come avessimo vinto lo scudetto. Con tanto di striscioni, il secondo posto è il nostro scudetto pulito. Questo è lo striscione che bisogna fare. Il secondo posto è il nostro scudetto pulito. Tutto il resto è noia. Così l'Italia capirà la vergogna, perché questa è una vera e propria vergogna, ragazzi. Questa è una vera e propria ingiustizia. È uno schifo. Voi siete il cancro del calcio, è uno schifo, e invito anche la società, ma ve lo dico col cuore, anche al presidente, parlo al presidente, l'ultima giornata di campionato che emetta il pullman scappottabile, che faccia girare tutti i giocatori del Napoli e noi tutti a festeggiare come se avessimo vinto lo scudetto, ma per un semplice fatto. Per questa ingiustizia sportiva, perché alla fine, questo è il nostro scudetto pulito, perché il primo posto è uno scudetto sporco e rognoso, sporco e rognoso. Ma indipendentemente che io sono un anti-rubentino, a vita lo sarò un anti-rubentino, ma questa non è giustizia. L'avete fermato per 4 giornate. Queste 4 giornate c'è Inter e c'è Roma. Mi vergogno, siete la vergogna, mi fate schifo. Questo è il mio pensiero, mi fate schifo. Allora, l'ultima cosa agli amici miei azzurri: se vi piace questa idea, io sono d'accordissimo. Per noi un grande striscione, un grande striscione. Il secondo posto è il nostro scudetto pulito. Tutto il resto è noia. Ragà, basta. Mi sono vergognato, siete la vergogna in persona, vergogna, mi fate schifo. Un bacione a tutti gli amici miei azzurri, e sempre solo Forza Napoli, perché tutto il resto è sempre munnezza e sicchiarone. Ciao belli!
Forza Napoli!